La terra trema, magnitudo 4.4 alle 5.50, una scossa avvertita distintamente in tutta la provincia di Vibo Valentia, ma anche in quelle di Catanzaro e Reggio Calabria. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato l'epicentro in mare, a circa 9 km dalla costa di Tropea, ad una profondità di 57 km. I comuni nel raggio di 20 km, quelli di Ricadi, Drapia, Parghelia, Spiringa, Zaccanopoli, Ioppolo, Zungri e Zambrone, quelli che hanno avvertito di più il terremoto. Tanta paura, con molti cittadini che hanno lasciato le proprie abitazioni per scendere in strada e sulle piazze. Ma fortunatamente, dopo i monitoraggi avviati dai sindaci e commissari dei comuni interessati, nessun danno. L'ammodernamento e la messa in sicurezza della strada statale 106 ionica che va da Davoli a Guardavalle è uno dei temi portati all'attenzione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Silvia Vono insieme alla delegazione dei parlamentari calabresi pentastellati. Io ho consegnato proprio nelle mani del ministro Toninelli una relazione dettagliata su tutte le infrastrutture calabresi, in particolare soprattutto in modo propositivo per il tratto della 106 che va da Davoli a Guardavalle, in cui sono previsti degli allargamenti, sono previste anche delle rotatorie, per cui si stanno facendo anche dei sopralluoghi. Non è propriamente un libro autobiografico quello di Gianni Pittella, nel quale il senatore racconta l'evoluzione del suo cammino in seno alle istituzioni, sempre accompagnato da un forte radicamento verso il proprio territorio di origine. Edito da Rubettino, presentato all'Università della Calabria, nel volume intitolato Il più bello dei mari e quello che non navigammo, Pittella racconta i cambiamenti del quadro nazionale ed europeo dal proprio punto di vista, sempre agganciato ad una passione autentica per la politica. Io penso che ci sia tantissima passione e voglia di partecipare in molti cittadini, nonostante la sfiducia.